Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Nazume le vengo ombra. Siamo in un nuovo episodio di questa serie con la modalità storia. Iniziamo subito, vediamo di proseguire come sempre con la storia appunto. E attenzione perché siamo allo stadio Zattera per iniziare la partita, la prossima partita. Allora, vediamo un po' il livello. Come vedete, Lollen ha fatto una partitina giusto proprio adesso prima di iniziare. Avrete bisogno di una squadra di livello 31-33, noi ce l'abbiamo di livello 30, se non sbaglio l'altra volta era di livello 29. Diciamo che per questa volta possiamo andare a provare anche così, con questo livello. Anche perché non avevo voglia di fare altre partite, quindi diciamo che mi sembra anche giusto iniziare così. Allora, mettiamo in campo Arion, Riccardo, JP e Ryoma. One Lee deve rimanere in panchina. Qui vediamo se ci sono tutti. Sì, ci sono tutti. Ok, perfetto. Allora, diceva di tenere One Lee in panchina. Quindi chi è che mettiamo al posto suo? Questo potrebbe essere un problema. Ah sì, il grande... No, c'è Subaru. Ok, se no mettevo Poin. Anche se in effetti potrei togliere Lucian, visto che è completamente inutile così, e mettere lui, attenzione. Però, volevo vedere. Mi sa che è più utile Michael lì, sapete? Difesa acrobatica, invece cos'ha? Poin. Vorrei mettere Poin, ma non posso, perché tecniche troppo deboli, anche se so che vincerei troppo facilmente con lui. Anche per questo non lo metto. Ok. Mentre Ade, oh, attenzione, Ade è a posto così, cioè ha imparato tutte le tecniche. Mitico lui, attenzione. Samguk, ok, allora iniziamo. Ottimo, ricorda la Kirkwood, l'anno scorso ha battuto la Raymond, perciò vai in campo e dagli una bella lezione. Certo Jade, subito. Le squadre sono pronte a iniziare, le due rivali si sono già incontrate nella finale dello scorso anno, quindi sarà una sfida molto accesa. L'anno scorso la Kirkwood ottenne una vittoria di misura col risultato di 2-1, perciò la sfida di oggi è apertissima. Ecco il calcio d'inizio. Perfetto, inizia qui la sfida contro la Kirkwood. Ok, scusate se qui non si vedeva bene per un attimo. Ok, siamo a due livelli di svantaggio come pensavo. Ma fa niente, iniziamo lo stesso. Cioè fa niente, va bene anche così, altro che fa niente. Ok, allora, questa è la formazione della Kirkwood. Finalmente, come vedete, a doppio schermo, senza che sto a spostare gli schermi io, potete vedere direttamente voi. Allora, sono tutti di livello 32, no, questo è 34, ok. Ci deve essere allora qualcuno di livello più basso? No. Allora allora i panchinari devono essere veramente di livelli bassi, no? 33, 34, 32, 34, 34. Com'è possibile allora che il livello medio sia 32? Me lo spiegate se la maggior parte sono di livello 34? Boh. Non lo saprei. In ogni caso, pensiamo alla nostra partita. Stadio Zattera, come vedete, con tutte le piattaforme sul campo che... i pezzi del campo che si muovono, perfetto. Quindi, vediamo di iniziare bene, se possibile ovviamente. Qui, scusate, ma vedrete il pennino del... cioè che si muove, nel senso, per giocare. Entra palla al piede nel cerchio arancione. Ok, sarà dura perché non mi sembra una cosa tanto semplice. Ok, però sembra che ce la stiamo facendo. Ok, attenzione, ce l'abbiamo fatta facilmente, grandissimi. Non me l'aspettavo. Ce la farò. Non credo proprio, sai. Mi sa proprio di no, sai Arion. Ah, l'ho persa. Il maggiore dei fratelli Ash ruba la palla con facilità e avanza ad ampie falcate. Ma cosa? La porta della Raymond è sguarnita. Com'è possibile? Beccatevi questo. Cioè, Samguk allora dov'è finito, scusa. Oh mamma. Attenzione, eccolo qui l'effetto dello stadio Zattera. Che sta succedendo? Il terreno è letteralmente sparito e la palla è caduta in acqua. Signore e signori, che fortuna! Stiamo assistendo alla speciale insidiosa peculiarità dello stadio Zattera. Durante la partita alcune zone del campo affondano per breve tempo, ma non è dato sapere quali parti e in quale momento. Questo aggiunge tutta un'altra dimensione alla sfida. Mi stupisce che la Kirkwood non ne fosse già a conoscenza. Chissà perché. Le cose si fanno interessanti. Dovremmo sviluppare una strategia per superare un tale ostacolo. Sì, allora. Ok, qui è rimessa nostra. Mi ricordavo che era punizione, invece è rimessa.
guida Arion al cerchio e palla al piede. Ah, questa volta proprio Arion, non cioè una persona qualsiasi. Per forza lui. Adesso che spirito attivano loro? Ah, ok, leone. Forse il più forte, diciamo, tra quelli offensivi. No! Ok, meno male che non è uscita. No, ma dove sta andando Arion? No! Maledizione Arion. Non l'avevo visto, mi sono accorto troppo tardi che stava scappando, non so per quale motivo. Ok. Vai. Vai Arion. No, maledizione, proprio lì. E qui devo per forza usare la tecnica, perché sennò la vedo dura a riuscire a passare sto tizio. Ho sprecato un po' troppi PT, però vabbè. Accidenti, quasi cascavo in acqua. Ah sì, Arion? Non me ne sono accorto, sai. Non è facile muoversi quando parti del campo continuano a scomparire. Direi. Vai, è il momento di usare la tattica che abbiamo studiato. Ah, giusto. Bene ragazzi, facciamo vedere a questi bambocci che con noi non si scherza. Cioè loro in questi 2 minuti sono riusciti a trovare una tattica per quella roba lì, per quell'effetto dello stadio, delle piattaforme che cadono. Vabbè, che scompaiono. Ah, hanno schivato la zona che stava affondando e ora sono lanciati verso la nostra porta. Unendosi in una singola formazione a triangolo sono riusciti a evitare con facilità le zone pericolose. Interessante. Devono avere sviluppato questa tattica speciale per cercare di oltrepassare la difesa. La Kirkwood si adatta velocemente. Sì, ma il fatto è che Byron ha detto che l'avevano studiata. Com'è possibile se stavano giocando gli altri? E poi in 2 minuti? Boh. Haha, e questa si chiama tipo la resistenza? Mi sembra che non ne stiano facendo nessuna. Ci stava anche questa, dai. Questa tra virgolette battutina. No, non ci riuscirete. La Pen ci... mamma mia, iniziamo. La Pen si lancia in un tackle, ma è ancora lontano dalla palla. Riuscirà a strapparla all'avversario? Come strapparla? Ha tirato quell'avversario? Attenzione, colpo di testa di JP. Ha superato la palla con un salto? Incredibile. Che poi, scusate, c'è lì Sam Cook in porta. Perché deve lanciarsi... Vabbè, lasciamo perdere. Uno sforzo eccezionale da parte di La Pen, ma il suo intervento ha fatto guadagnare alla Kirkwood una punizione. Perché? Mi dispiace, ho fatto una gaffe. Non ti preoccupare, ci hai provato, questo è ciò che importa. Se sarai così determinato durante tutto l'incontro, ce la faremo. Ma come, scusa, la presa di mano per caso? Non me ne sono accorto. Esatto, ottimo tentativo, JP. Riccardo, quando La Pen ha saltato, ho notato che il pannello su cui si trovava si è mosso, e questo mi ha fatto venire un'idea. Usate dei passaggi al volo. Potrebbe essere la soluzione per superare le difficoltà di questo campo. Ma come facciamo? Non basta ricevere la palla al volo, dovrete riuscire anche a passarla prima di toccare terra. Ah, quindi è scomparsa la piattaforma e JP è volato in acqua prima, ok. Anche se non si capiva, vabbè. Ma certo, se usiamo solo passaggi al volo non dovremmo preoccuparci del terreno che scompare sotto i nostri piedi. Beh, in parte, perché sai Riccardo, se scompare proprio sotto i tuoi piedi, fai una brutta fine, potresti volare in acqua. Anzi, sicuro. Veramente? Pensi che funzionerà? Vedrai che andrà tutto bene, ce la possiamo fare. Ok, quindi è punizione loro in una posizione abbastanza pericolosa. E qui dobbiamo andare con Riccardo. Oh mamma, fino lì. Maledizione, non mi sembra una cosa esattamente così semplice. Ok, grande balzo boom. Perfetto, vai. No, troppo tardi, mi sa che adesso mi riprende la palla. E invece no, mitico JP. Attenzione, una cosa giusta l'ha fatta anche lui. Perfetto, dai Riccardo. No, passala, grande. Ora ripassagliela dietro. No, Arion, no così. Ah. Ora sarà difficile, perché questo mi sa che usa una tecnica. E infatti, maledizione, per quanto non ce l'ho fatta. Ah, non ci voleva questa, non ci voleva proprio. Attenzione, invece sì, forse sì. E sì, infatti, grandissimo. Dritto nel cerchio, grandissimo, ben perfetto. Bene, ora o mai più. Pronti ragazzi, è il momento dei passaggi volanti. Perché volanti? Vabbè. Passaggi volanti, ok. Sono loro che volano alla fine, non i passaggi. Cos'è quella roba? Tipo che stanno volando, non cercando di evitare che la palla tocchi terra. Ma è ridicolo.
Sì, ce l'abbiamo fatta. Non pensavo si potesse saltare con tanta agilità. Ero convinto che il tutto si sarebbe risolto con un bel buco nell'acqua. Letteralmente, Eugene. Se ci siamo riusciti lo dobbiamo all'allenatore Sharp, che ha affinato le nostre abilità di base. Ah, sembra che il titolo di geniale regista ancora gli si addica. Ok, l'importante è proprio questo, cioè abbiamo sbloccato la tattica speciale passaggi volanti. Perfetto. Rio, ma attento. Ecco, hanno già finito di fare passaggi al volo? Perché adesso già palla a terra? Cioè quei due, tre passaggi lì e basta? Vabbè. Che cosa? Faresti meglio ad abbassare la cresta, sai? La difesa della Kirkwood è solida come una roccia. Alla Raymond rimane spazio di manovra? Sono tutti marcati, non mi resta che provare a tirare. Rioma, fai qualcosa. Ora la palla è mia. C'ha ragione, anche stavolta hai indovinato. Oh, che mossa scaltra. Langford Ash ruba la palla e si lancia in un contrattacco. Langford, tieni duro. Ci penso io, spero che siate pronti perché sta tipo per arrivare Cavallo Bianco. Sì, perfetto. Cosa dovremmo fare noi adesso? Se questo qua comincia, cioè comincia, usa la sua tecnica più forte, tipo tipo che ha segnato, tipo. Ok. Perfetto, stiamo perdendo anche questa volta. Mai una partita dove iniziamo segnando noi, mai. Ok, meno male che adesso parla lui. Meno male. O forse no, ha già finito. Infatti sì, perfetto, parlano loro. Loro. Perché nessuno mai finisce una frase? Ma quello è chi? Dillo Alex Zabel, dillo chi è, maledizione. Ok, adesso partita libera, quindi in teoria dovremmo avere qualche possibilità di segnare, forse? No, mamma mia, credevo che... Inabissamento in corso, dove esattamente? Dove esattamente sto in abissamento? Fatemi vedere un momento. Da nessuna parte? Dov'è che... Oh mamma, dov'è che sono cadute... Cioè, sono spariti... Boh. In una zona dove non c'era nessuno, perfetto. Questa è l'utilità di questo, di questa peculiarità, come l'ha chiamata prima. Infatti noi abbiamo perso palla, ottimo. Anche se non c'entrava niente, però vabbè. Dettagli, dettagli, anche questi. Ah, ecco dove, cioè dove c'erano Arion. Cioè era Arion. No, 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 questa non ci voleva. Volevo dire dove c'erano Aitor e Ryoma. Ecco. Il 2-0 proprio no, No, dai, Samgook, almeno una parata nella tua vita, nella tua carriera, falla. Almeno una falla. Dai, so che puoi farlo. Dai, Samgook. Dai, Samgook. Mitico! Attenzione, la parata, incredibile. E ha fatto una respinta proprio incredibile, cioè anche quella, oltre alla parata. Dai, Arion, ok. Ok, oh, ok. Non prendeva l'opzione della tecnica. Dettagli. Ok, incredibile. Ha fatto la prima parata nella carriera di Samgook. Grandissimo. Ora dobbiamo cercare di arrivare in porta. Non è una cosa semplice. Forse sì, invece, a questo punto. Attiviamo Lancelot. E siamo davanti al portiere. Sempre se non attiva anche lui lo spirito. Questo potrebbe essere un altro bel problema. Dai, veloce, veloce, veloce. Ok, perfetto. 1-1 direi. Angelo perduto di Victor. No, non è che lui ha perduto l'angelo, sembrava... Vabbè, lasciamo perdere. Angelo perduto. Gol, attenzione, 1-1. Abbiamo pareggiato, non c'è voluto niente, anche se... Anzi, c'è voluto un miracolo di Samgook. Questo sì che c'è voluto. È tanta roba, Miracolo di Samgook. Non scherziamo perché su questo non si scherza. Ok. Ok, allora, perfetto. Vortice turbinoso, anche se non... No, ho sbagliato. Non serviva a niente usare adesso questa tecnica perché è quasi finito il primo tempo. Cioè, dovremmo proprio arrivare in porta per servire a qualcosa, ma non ce la faremo mai. Ecco, appunto. Ma forse... No, è impossibile, dai. Perché appena finisce... Ecco, vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso adesso, anche se riuscivamo a dribblarli, sarebbe finito il primo tempo. E invece no. Ok, meno male, finalmente. L'importante è che è finito il primo tempo.
Mi sa che sarà una partita tirata. La partita deve ancora terminare. Beh, JP, è finito il primo tempo. Non è che può essere già terminata, dai. Vabbè, lasciamo perdere. Ma che stai facendo? Pensavo aspettassimo il secondo tempo per usare il tuo spirito guerriero. Esatto, dai, siamo una squadra. Non stai mica giocando da solo, sai. Finitela, abbiamo fatto il gol che ci serviva. Anche noi, abbiamo pareggiato, sai. Ora chiudete il becco, tipo, e vedrete che la partita sarà nostra. Convinto lui? Mister, la prego, faccia qualcosa. Se continua in questo modo ci faranno a pezzi. Sono d'accordo. Ragazzi, farò una sostituzione. Langford non sta collaborando. Bradford, voglio che entri tu in campo. Cosa? Io? E prima che entriate in campo, ho un consiglio da darvi per il secondo tempo. Siate fedeli a voi stessi. Questo è tutto. Cosa avrà voluto dire? Boh. Scherzi, vuole dire che tipo dobbiamo tenere alta la pressione in campo e non farli respirare. Brad, se perdiamo la resistenza si rafforzerà. Non azzardarti a giocare male apposta per aiutare la Raymond, sai? Se cominciamo a perdere solo per aiutare la resistenza, non saremmo meglio del quinto settore. No, io gioco per vincere. Ok, almeno evita di essere un peso per tutti gli altri, tipo. Bello trattare così, fratello. Siamo pari, dai, non c'è pericolo. Sembra che qualcuno si sia allenato parecchio. Nasco una sola persona che sa tirare in quel modo. Maestro! Eccolo qua il maestro, attenzione. Jude, chi non muore si rivede. Proprio lui, Kevin Dragonfly. Kevin Dragonfly. L'unico e inimitabile. Ok. Che coincidenza. Mi tiri paura, Michiko. Questo modo di giocare apprensivo e poco convinto non è da te. Apprensivo e poco convinto? Dimmi che devo fare, io lo farò, maestro. Ascoltami, ti ho insegnato tutto quello che so, ma a quanto vedo c'è ancora una cosa che ti manca. Una bella merenda. Attenzione, eccola la mossa speciale. Attenzione, perché intanto lì esce Aspen ed entra Bradford, mentre per noi è entrata una bella merenda nella pancia di Nishiki. Quindi vediamo un po'. Ok, dobbiamo passare la palla proprio a lui in qualche modo, forse ce la faremo. Vai, cominciamo a rubar palla, ottimo così. E a lui, no, ma non così, maledizione. Qui bisogna per forza usare... Vabbè, facciamo la finta boomerang, dovrebbe bastare, sì, per fortuna. Ecco, questa non ci voleva. Palla a Ryoma. Di nuovo, ho sprecato 56 PT per passare la palla a Ryoma. Grandissimi così. Attenzione! Guarda, maestro! Potrai vedere tu stesso quanto sono migliorato! Ah! Ora ti mostrerò come si comporta un guerriero samurai! Ed eccolo il nuovo spirito, grande samurai Musashi! Wow! Ryoma ha risvegliato il suo spirito guerriero! Indovinate grazie a cosa? Grazie alla merenda! Geniale! Ok. Il tempo deve aver accumulato enormi quantità di energia. Lasciandola tutta in una volta, ha risvegliato il suo spirito guerriero. Troppo bella sta cosa. Per persone poco ortodosse, vuoi dirlo forte? E finché crederà in se stesso, mi
Ok, perfetto. L'importante è che lo spirito guerriero Musashi dentro Ryoma si è risvegliato. Ma chi si crede di essere? Mister Uomo Partita, tipo? Passamela lì, trapasserò con carica al galoppo. Langford, ma perché non ti entra in testa? Qui ci siamo tutti Oh mamma mia. Qui ci stiamo tutti mettendo l'anima per vincere. Perciò smettila di pensare solo a te stesso e abbia un po' di fiducia in noi, sai? Cosa? Ma tu cosa vuoi capire, Blackford? Mamma mia. Da qui non si passa. Oh oh, la Raymond ha imbrigliato Langford Ash. Ehi, Langford, sei cieco? Passa la palla. Brad è libero, tipo. Brad? Tz. Se cominciamo a perdere solo per aiutare la resistenza non saremo meglio del quinto settore. No, io gioco per vincere. Siate fedeli a voi stessi, questo è tutto. Essere fedele a me stesso, quindi si tratta di fare ciò che voglio. E quello che voglio veramente è... Voglio che vinciamo questa partita, Brad. Dipende tutto da te ora, buttala dentro. No dai, non può segnare veramente. Langford Ash effettua un passaggio perfetto verso il fratello. Questa potrebbe essere l'occasione che la Kirkwood stava aspettando. Non ti deluderò. La situazione sta prendendo una piega interessante. Comunque andrà a finire e sarà valsa la pena di giocare questa partita. Ah, mica doveva passare io la che tipo era davanti alla porta, tipo. Cioè invece riparte dalla sua di porta. Non è che magari voleva fare autogol, tipo. Vabbè. Grandissimi, perfetto. Grande Ryoma, attenzione. Io voglio andare a segnare con lui, pensate un po'. Anche se non è esattamente il ruolo migliore per segnare. Qui cos'è? Quale piattaforma esattamente è crollata? È sparita? Ah, ok, attenzione, è proprio questa? Cioè ci ha liberato la strada, letteralmente. Guardate qua, hanno travolto... Proprio questi qua, ottima sta cosa, veramente. Vai. E tira Ryoma. Buttala dentro, questa volta sì che lo dico io. Buttala dentro e passiamo in vantaggio. Stoccata del samurai, perfetto. E 2-1, grandissimi così, perfetto. Abbiamo ribaltato il risultato. Ok, siamo solo al decimo del secondo tempo, mamma mia. Perfetto. Ora il tempo che rimane alla fine non serve a niente, soltanto per... Ok, soltanto per... Cioè un tempo diciamo solo per ribaltare, per segnare, per vincere, nel senso per fare il punteggio, non per altro, perché la storia, la parte della storia è andata e quindi questi 20 minuti che ci rimangono possiamo tipo stare a fare possesso palla, tanto ormai abbiamo segnato. In un modo semplicissimo, anche aiutati dalle piattaforme, ma proprio leggermente poco poco, ma l'importante è che adesso stiamo addirittura 3-1, meglio ancora. Perfetto. Adesso io quasi quasi prendo palla e faccio un po' di possesso, perché tanto per far passare il tempo più in fretta, facciamo qualche passaggio se possibile. No, ma io non ce la faccio, dai. A parte che pure i giocatori non riescono a resistere dal correre in avanti. Perché se tipo un giocatore lo lascia senza la freccia va in avanti direttamente. Non è che sta fermo. No, va avanti. Non rimane fermo, come vedete. Ecco, qui ho pure sbagliato. Ma abbiamo Ade che adesso ha imparato tutte le tecniche. Mamma mia, la temibile orca. Io mi ricordo che con Ade l'avevo allenata in pochissimo tempo a livello massimo. Questa tecnica la usavo sempre. Che ricordi, mamma mia. Dai Ade, dai, fai... Dai, ok. Vorrei prima di tutto fare in questo modo, tipo... Farlo correre più indietro possibile. Anzi, ci sarebbe pure JP che possiamo passare la palla, ma questi sono dettagli. Perché Ade vuole andare in giro per il campo da solo. Cosa che si può fare, tipo... ecco. Bello che avevo fatto pure la freccia, per farlo correre a lui. Vabbè, lasciamo perdere. Tipo dicevo, un Chronostone con l'armatura MX-Max tranquillamente si può fare tutto il campo correndo.
finché non finisce l'armatura. Ma anche senza armatura, solo con Mixmax. Ci sono certi Mixmax, tipo forse mi sembra che era quello di Sol con Zhuge Liang, che tipo aumentava la velocità in un modo incredibile. Ok, altro inabissamento. Andiamo un po' dove questa volta. Ah, proprio hanno buttato giù JP Aitor. Maledizione. Vai Gabi, mitico, grande Gabi. Ok, la partita in teoria è finita, siamo al 30esimo. Fischi arbitro, dai che non ci abbiamo più voglia di star qua. Abbiamo vinto e basta. No, non segno, no, non posso segnare, dai. Massimo prova ad andare in porta. Mi sa che non ce la faccio, ma giusto questa impressione. Vabbè, mi hanno rubato palla con le carità tagliente, ma mi sa che non ce l'avrei fatta. Addirittura, non ci credo. Rigore. Attenzione, rigore. Rigore, non ci posso credere. Chi è che mandiamo a tirare? Facciamo Victor. Anzi no, io faccio così. Facciamo così, attenzione, rigore. E dobbiamo per forza fare in questo modo. Siamo obbligati a usare lui per battere il rigore. Eccolo, eccolo, attenzione, Poin. Va lui dal dischetto. Va lui dal dischetto. Attenzione, dov'è che tiriamo? Facciamo centrale, dai. No, a destra. No, a sinistra. Sinistra, dai, sinistra. Proviamo a sinistra, vai Poin. So che segnerai. Attenzione. Mitico Poin. Grandissimo lui. Il portiere è rimasto fermo. E 4-1 su rigore, non ci posso credere. Mitico lui, guardate qua che gol. Su rigore in pieno recupero, mamma mia, questa ci stava tantissimo. Non me l'aspettavo per niente, perché è la prima volta che mi capita un rigore durante la storia, non mi era mai successo. Però ci voleva, dai, ci voleva. Poi Poin deve entrare apposta, Tipo Zaza, ma al contrario, perché lui ha segnato, come vedete. Ok, Zaza europeo, non so chi si ricorda, vabbè. Allora, qui 4-1 abbiamo vinto con gol di Poin, importante segnalarlo. E Ryoma ha imparato il tiro ancestrale, nuova tecnica, grandissimo. Perfetto, abbiamo ottenuto divisa Kirkwood, lo schema, attacco della tigre e gli scarpini Kirkwood, ok. Perfetto, ora assistiamo alle ultime scenette e ci fermiamo. Soprattutto Poin. Tipo Poin il migliore. Dai Riccardo, potevi mettercelo dentro un tipo, No, per finta. Voleva perderla, dai. Sono molto orgoglioso di come avete giocato. Avete fatto un ottimo lavoro di squadra e questo è fondamentale. Tipo, è solo grazie a lei se ci siamo riusciti, mister. Credo che abbiamo trovato quel vero cammino di cui parlavo. Avevo fiducia nel fatto che sareste riusciti a tenere la squadra insieme. Solo se messi alle strette, avreste collaborato per raggiungere un obiettivo comune. Non si può assaporare il gusto della vittoria con i propri compagni se prima non si è vissuta l'umiliazione della sconfitta. Considerate quest'oggi come un nuovo inizio per la Kirkwood. Se sarete uniti nello spirito sarete infine vittoriosi. Sì, mister! Ti avevo giudicato. Forse. La Kirkwood? Sconfitta? Ma com'è possibile? Divertente. Molto divertente, sì. Il giorno seguente, dopo la scuola, rieccoci alla Raymond. Abbiamo battuto i campioni dello scorso anno e siamo in piena corsa per raggiungere la finale. Mica male. Assolutamente, siamo come una palla calciata verso la rete che si avvicina sempre di più alla porta avversaria. Niente male come esempio, Arion. Quindi il signor Dragonfly è stato uno di quelli che ci ha dato un calcio, giusto? Sì.
Che incontro fantastico, non riesco a credere che fosse un membro dell'Inazuma Japan e che ora sia un abitué degli stadi italiani. Oh, se non sbaglio, ha detto che sarebbe tornato a farci visita prima di andarsene. Veramente? Allora dobbiamo andare subito a cercarlo, giusto? Ok, direi che ci andremo nel prossimo episodio, direi che è il momento di fermarci assolutamente perché questo video, come sempre, le partite durano tantissimo, però vorrei tanto sapere in che squadra gioca Kevin, però sono curioso di questa cosa, cioè è andato a giocare in Italia, in che squadra giocherà, boh? Vabbè, allora, direi che per questo video è tutto, ho tre saluti da fare, cioè a Tescate Bailong, Xavier 2015 e 2015, volevo dire 2005, Xavier 2005, e Alexandra 04, un saluto e grazie per seguirmi, ovviamente, e quindi per questo video allora direi che è tutto, ci vediamo al prossimo, io vi ricordo se volete iscrivervi al canale, se non avete già fatto, anche i miei profili Twitter, più in particolare Facebook, perché lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale, se magari ci sono problemi o ritardi con i video, vi aggiorno sempre lì, trovate il link in descrizione, trovate anche i vari ID dei miei profili, tipo Nintendo Network ID, del Miiverse della Wii U, e PlayStation Network ID. Anche l'ID di PES Club Manager nel caso che volete, che ne so, unirvi all'associazione oppure mandarmi una richiesta di amicizia, potete farlo utilizzando, come ho detto, gli ID che trovate in descrizione. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!